Buonasera da Riccardo Zarfati e benvenuti a questo appuntamento serale con Portafoglio ETF, fatto in collaborazione con Trend Online. Operatività oggi per martedì 16 settembre sulla chiusura del nostro portafoglio ETF. Analisi mercati finanziari con indicatori ai chinasci. Tre indici e tre materie prime che seguiamo con 6 ETF, ciascuno per ogni sottostante, sia in versione long a rialzo che in versione short. Candele chinasci modificate, quindi che vanno oltre la più consueta visualizzazione che siamo abituati a vedere per seguire al meglio i trend, e questi sono gli strumenti che monitoriamo giornalmente, in particolare quelli a leva 1 per quanto riguarda l'analisi grafica che tra poco andremo a vedere. Che cosa è successo oggi per quanto riguarda gli indici? Diciamo che c'è una certa differenza, nel senso che il ribasso strisciante dell'ultima settimana per quanto riguarda l'Italia oggi si è approfondito, l'Italia perde 1,04%, mentre come vedete la Germania resiste sulla parità, guadagnando addirittura in chiusura lo 0,03%. In questo momento lo Standard & Poor's ancora prosegue a ribasso, come abbiamo visto sta avvenendo nelle ultime giornate, e fa in questo momento, alla chiusura dei mercati europei, meno 0,28%. Più debole ancora il Nasdaq, che più o meno sta accusando perdite, sempre alla chiusura dei mercati europei, di circa l'1%. Dati macro, l'unico rilevante è la produzione industriale degli Stati Uniti, che è lo 0,1% negativa, quindi sotto le attese che erano dello 0,3% positive. Ho messo tra parentesi quello che non è un dato macro, ma sono state emesse, sono state rilasciate le nuove stime OCSE riguardo al PIL dei principali paesi industrializzati, e vedete, questo è stato probabilmente l'evento, la notizia che ha fatto scendere più degli altri il mercato italiano. Stima del PIL per quanto riguarda il 2014 ribassata e vista attualmente a meno 0,4%, quindi un ulteriore anno di recessione per il nostro paese, che ha ovviamente accusato il colpo e si è visto oggi sugli indici particolarmente debole rispetto agli altri due europei più agli altri europei più importanti. Materie prime oggi moderatamente positive, piccolo rimbalzo dell'oro più 0,32%. Sappiamo che comunque veniamo da un deciso trend ribassista, perlomeno per quanto riguarda il future. Petrolio più 0,22% e natural gas, come sempre, più volatile della media degli altri strumenti, oggi più 2,12%. Iniziamo proprio dall'indice italiano, che come vedete produce dopo un'altra due. Quattro giornate di stabilizzazione, una prima candela rossa senza code di una certa ampiezza. Qua la decisione è ovviamente non semplice perché siamo ritornati sui supporti, diciamo, che avevamo già indicato in area 20,88. Oggi il nostro ETF MIB ha chiuso a 20,83,6. Il trend di riferimento comunque ancora rimane solidamente rialzista. Vedete, siamo arrivati pressoché sulle medie mobili veloci, qua c'è l'incrocio a rialzo, per cui cercherei ancora, fino a prova contraria, più un segnale long da seguire che non un segnale short. La prova contraria sarebbe ovviamente quella di altre una o due candele rosse senza code superiori. Per cui direi comunque di aspettare anche alla luce della tenuta, abbiamo visto, del DAX oggi, e rimanere ancora in attesa su questo indice. Abbiamo citato il DAX, andiamo subito a vederlo. Vedete, fa una piccola candela rossa, quindi una modesta variazione oggi per l'ETF e XS1, che di fatto non modifica affatto la situazione. Per cui anche in questo caso i supporti non sono lontanissimi. Vedete, la media mobile veloce è a una piccola distanza dalle chiusure oggi di 86, a circa 85 e 66. Se ci dovesse arrivare, vedremo se vi saranno là dei segnali che possono essere colti. Per il momento rimaniamo in osservazione, anche perché proprio volendo entrare short, ricordo che siamo short sul mercato americano, anzi andiamo subito a vederlo. Mercato americano che anche lui disegna una candela rossa senza code che va a fermarsi più o meno sulla media mobile di breve periodo. Questo non vuol dire che non possa approfondire, ma comunque ricordo che siamo dentro, abbiamo anche approfittato della forza del dollaro e vedete oggi fa una candela verde senza quota, per cui non è da escludere che possa andare effettivamente a testare quantomeno questo livello di resistenza che abbiamo indicato in area 18,5 più o meno, oggi la chiusura è 18,16
e per il momento la nostra posizione è in moderato guadagno rispetto al prezzo di entrata più 1,1%. Per cui lascerei al momento le cose così sui tre principali indici, mantenendo questo short sul mercato americano e rimanendo in attesa sugli altri due. Materie prime abbiamo visto che hanno oggi rimbalzato con più o meno forza, partiamo dal gold e in effetti il gold, vediamo qua di riscaricare il grafico, per visualizzare l'ultima candela, eccola qua. Dopo queste due candele rosse fa una ulteriore candela di stabilizzazione, trend non chiaro, siamo comunque vicino a questi supporti che stiamo toccando per la quarta volta. Dicevo, trend ancora in stabilizzazione, i prezzi si stanno muovendo entro due limiti piuttosto stretti, ricordo siamo tra 12,37 e 12, per cui comunque piccole variazioni. Rimarrei in osservazione anche sull'oro, non mi sembra di vedere al momento un trend particolarmente forte né una precisa direzionalità. Natural gas oggi abbiamo visto più 2%, fa una candela di stabilizzazione ma non ancora un segnale di entrata. Volendo guardare il grafico tirando delle trend line, abbiamo ora un trend moderatamente positivo sul giornaliero. Però ricordo sempre che vi sono forti resistenze qua in area 0,095. Oggi ha chiuso lo strumento il natural gas a 0,092, per cui non siamo così distanti, 2 o 3 punti. Il mio suggerimento è anche in questo caso di mantenere neutralità su questo strumento. Crude oil invece siamo entrati oggi abbiamo visto un rimbalzo. Per quanto riguarda il future, quantomeno alla chiusura dei mercati americani, e il nostro ETF, visto che c'è stato un approfondimento a ribasso in mattinata, è andato giù, ma come vedete poi ha richiuso di nuovo sui supporti. Avevamo mantenuto qua la posizione, chiaramente proviamo ancora a mantenerla, a questo punto, visto anche il tentativo di reazione del future. Ricordo che la posizione in questo momento vale un meno 2% dei prezzi di entrata. Naturalmente siamo sul limite, basterà un'altra candela rossa che vada a ribasso per uscire ed attendere eventuali nuovi segnali. Questo è tutto sommario e semplice perché lasciamo le due posizioni attive delle giornate precedenti, quindi short su uno dei mercati, in particolare quello americano, e long sul petrolio, mentre neutralità su tutti gli altri asset. Ricordo sempre la possibilità di ricevere segnali operativi su un portafoglio molto ampio di strumenti, quindi portafoglio ETF di 1HourTrading. Tutte le informazioni potete trovarle su Trend Online cliccando all'interno dei servizi premium. Ricordo le newsletter settimanali sono inviate durante il fine settimana, quindi per operatività da lunedì mattina. Se volete vedere un esempio di come sono fatte queste newsletter, potete andare a vederle su Trendline oppure navigando all'interno di 1HourTrading, c'è un link molto chiaro nella prima pagina. Questo anche per oggi è tutto, vi lascio i miei contatti per qualunque chiarimento, per qualunque approfondimento, vi ringrazio di nuovo per l'attenzione e buona serata.